ci è stato proposto di partecipare ai nostri superiori a questa esperienza che ogni anno ci offre l'occasione di conoscere realtà nuove e soprattutto di vedere come la Chiesa abbia ancora il desiderio sempre di annunciare Gesù in tutte le situazioni, anche le più difficili, anche quelle che sembrano più lontane. Quindi quello che stiamo vivendo in questi giorni è l'occasione anche per trovare nuovi stimoli per le nostre attività pastorali e i nostri momenti di conoscenza dell'umanità che ci sta vicino. Cognome e nome, Nicola? Fraschini. Mi chiamo Arsène Gildas Nemalue, vengo dal Camerun e sono stato scelto per rappresentare il seminario del PIME di Monza a questo convegno missionario. Allora è la mia prima partecipazione e sono contento di vedere che la Chiesa prende ancora in considerazione questo grande impegno missionario, perché dal Concilio Vaticano II la Chiesa viene definita come missionaria, ecco, e c'è ancora oggi questo gran bisogno di avere uno sguardo particolare alle missioni, perché oggi c'è ancora questa gente che ha bisogno di sentire la gioia della la risurrezione, della presenza di Cristo. Il tema della missione penso sia molto importante anche all'interno del nostro cammino di formazione, proprio per crescere e maturare in un'ottica più completa, ampia, che tenga veramente in conto tutte le persone. E quindi sì, sono molto interessato, vedremo poi nei prossimi anni come si potrà sviluppare e come si potrà evolvere anche nel ministero. Ancora questo è il secondo giorno del convegno che stiamo appunto vivendo qui a Padova e devo dire che è molto bello incontrarsi con altri seminaristi, confrontarsi con le varie realtà. Ciò che mi sta colpendo di questo convegno, usando alcune parole in particolare che mi hanno colpito, è la sofferenza dei bambini. Io credo che la sofferenza nel mondo è tanta, ma quando si percepisce quella dei bambini è davvero un qualcosa che ci deve interpellare. Tutti siamo chiamati infatti a fare qualcosa nel nostro piccolo, non so. Ovviamente non si può trovare una soluzione così in una battuta, però credo che ognuno di noi, con ciò di cui può disporre, con i doni che il Signore ci ha dato, può contribuire affinché veramente con l'annuncio della parola, la testimonianza nei nostri ambienti e poi ad eco farla arrivare ad altri, possiamo contribuire ad avere a fare qualche cosa. E ringrazio veramente il Signore di questa esperienza e spero che continui così come sta procedendo. Sono qui perché sentiamo il bisogno come Seminario di Palermo di ampliare le nostre prospettive e guardare oltre, sentire il bisogno che l'annuncio del Vangelo non si limita solamente al nostro territorio, ma è un annuncio che è chiamato ad andare anche oltre. E sicuramente questa è un'esperienza che io sto vivendo pienamente, e soprattutto nel confronto con gli altri seminari. È bello scoprire le direttive che tutti i seminari stanno assumendo in merito all'annuncio nelle periferie, in merito all'annuncio oltre terra, oltre mare. È qualcosa che sicuramente ci riguarda, che riguarda tutta la Chiesa, particolare e universale. È sicuramente qualcosa che arricchisce non solo nell'ottica di annuncio, nell'ottica di una testimonianza evangelica fuori dalle nostre terre, ma anche una testimonianza all'interno del nostro territorio. Sicuramente è qualcosa che umanamente ci aiuta tantissimo a ampliare le nostre prospettive, le nostre vedute, così come anche ci aiuta nel tessere relazioni con gli altri, essere capaci di giungere anche laddove sembra ci sia solamente ostilità, dove ci sia solamente chiusura. Quindi sicuramente ciò che noi puntiamo a fare, ciò che io sento chiamato a vivere, soprattutto in questi giorni, è aprirmi all'incontro con gli altri seminaristi, conoscere il loro modo di vivere il Vangelo e di testimoniarlo. E sicuramente il convegno missionario che stiamo vivendo è il luogo adatto per conoscere meglio appunto la realtà missionaria della nostra Chiesa.